Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa presentazione mod abbastanza complessa. È uscita la nuova versione del GuellePack, che in più della vecchia versione ha delle cose tipo questi tubi qui, 1, 2 e 1, 3, e in più ha le animazioni dei tubi che si collegano. Ad esempio, se io stacco la botte, vedete che si stacca il tubo, no? Che con questo tubo io anteriore vado a riempire quando è vuota, portando o un camion di questi. Vedete? Adesso vi faccio. È un po' complessa, quindi dovete stare un po' attenti. Aspetta che abbasso il volume. È un po' complessa, quindi dovete stare un po' attenti al funzionamento, ma comunque secondo me è una bellissima mod, anche perché lascia il come nella vecchia nel 15 la Guelle mod che lasciava diciamo la come si dice, il materiale a terra, ecco. Allora, o venite con un camion pieno per riempirla e la mettete dentro qua, vi uscirà un quadratino, vedete lì in parte che è rosso, in basso sopra praticamente allo schermo dove c'è la benzina, la velocità e quelle cose lì. Vedete? Adesso ovviamente verrà fuori rosso, è un po' un casino metterlo, aspetta. Sono anche un po' avanti io. Perché se attacco la botte non esce più? Ah, perché sto usando la bolla. Scusate, ecco qua. Ecco, adesso è rosso perché chiaramente non c'è niente dentro il coso, ma voi dovete mantenerlo praticamente nel riquadro invece che rosso, riquadro verde, schiacciare Y e viene ricaricata da davanti a dietro la botte. Perché questa botte qua non ha il braccio per ricaricarsi da sola. Ok? Quindi potete, avete varie opzioni per le vostre botti. Sono tutte dotate anche di ruote strette, quindi potete andare anche sul coltivato. Come vedete le Venus sono bellissime perché quando sono vuote viene alzata la terza gomma anteriore e dopo il 5% si abbassa automaticamente, è veramente bellissimo. Comunque dicevo, avete l'opzione o del braccio anteriore per ricaricare o con queste botti qua di varie grandezze o con quello quadrato che l'ho acquistato o no? Che è da trainare con il trattore, non l'ho acquistato, scusate che lo acquisto un attimo. Avete questo qui che non ce n'è, adesso ce n'è due, non so qual è quello giusto. Allora, questo dice che è collegabile con la TSA 30 e questo Guelle Pack. Ah no, forse sono due differenti mod, scusate. Una è questa che non c'entra nulla con vedete, Cotte FRC. Non c'entra nulla con la nostra mod. Quindi abbiamo questa, che è la sua, di questa mod. Perfetto. Potete scegliere di dove è andato? L'avevo acquistato. Allora non funziona l'FRC. Io non lo vedo. No, dai, Madonna, perché non funziona? Cavolacci. Vediamo cosa mi dice, se mi dice che c'è qualche problema. No. No, 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 no. Non mi dice che ci sono problemi. Non so perché.
Ma forse acquistando quello di quell'altra mod dovrebbe essere la stessa identica cosa. Costava anche 15.000 nella vecchia mod, quindi. Ah no no no, allora è questo quello della nuova mod, perché c'è il tubo. Vedete? Allora, ok. Praticamente adesso vedete che c'è questo tubo qua. Noi possiamo attaccarci questo tubo qui, vedete? È difficile. Allora, intanto vi faccio vedere che queste sono dotate di braccio, vedete? Potete scegliere. Se sono dotate di braccio, potete solo allungare, vedete? Posizionare su uno di questi qua e vi aspirate dentro senza dover avere quello brutto davanti. Io lo preferisco quelle dotate di questo qua. Potete scegliere a vostro piacimento come vi piace, vi pare piace. Prima non si poteva scegliere. Prima si poteva solo avere il braccio e basta. Adesso si può scegliere varie situazioni. Poi avete la possibilità di scegliere di spruzzare sia con questo, che io lo uso sempre, anche se di originale spruzza 15 metri di larghezza. Però vi farò un tutorial su come portarlo a 30 metri. Perché a me mi piace più usare quello lì che non le gabbie, queste qua che si aprono, che è in dotazione o da 15 metri o questa qua da 30. A me non mi piacciono tanto quelle lì che coprono la botte quando si trasporta e poi sono ingombranti quando si gira, quindi non mi piace molto. Quindi questo pezzetto qua io l'ho portato a 30 metri, è un po' difficile da fare, non sembra facile, non basta cambiare quattro numeri, bisogna andare dentro il Jans Editor, però vi farò un tutorial su come cambiare questo da 15 a 30 metri. Bene, detto questo, lo sganciamo, sganciamo anche la botte. Adesso prendiamo quello lì piccolo, questo qua. Perché non c'è più il tubo che esce? Scusate un attimo, prima c'era il tubo che usciva da. Mi sta prendendo per il culo sta cosa qua, a me. Prima non c'era un tubo che usciva da. Dalla. Scusate un attimo che rivendo. Rivendo quella roba lì perché mi par strano che adesso qua ne ho 1000, no? Perché chiaramente allora questi qua sono quelli poco costosi che non appaiono e questo deve essere un errore della mod perché dovrebbero apparire. Allora vendiamo anche questo, lo torniamo a comprare. Lo torniamo a comprare, questo qua FRC. No, non ha. È sparito anche quello che c'era. Cavolo, c'ha un po' di problemi sta mod qua, mi sembra, eh. È sparito persino il tubo. Il tubo. Oddio santo, anche le mod difficili. Allora, è sparito un tubo di questi che non avevo comprato, che era venuto fuori insieme a quel coso lì. Forse era venuto fuori insieme a questo che non l'avevo comprato, che viene fuori solo. Vediamo. Eccolo qua. Sì, praticamente viene fuori in quello che costa poco, quindi non è un errore. Viene fuori solo questo pezzetto qua, che questo pezzetto qua dovrebbe andarsi a inserire o o direttamente nel dove tenete il deposito del coso del liquid manure.
perché altre posizioni non ne trovo. Allora, proviamo a fare un giro un attimo che è qua vicino, vediamo se si attacca, ci vediamo lì, così vediamo se si attacca come ho pensato io. Ok, non si attacca, però se voi lo lasciate qui, qui così, schiacciate R e vedete che si riempie. Quindi se voi attaccate un ulteriore tubo che va alla botte, sembra che sia una cosa un po' più collegata, penso, penso, perché non trovo altre funzioni per questo per il momento. Se voi magari sapete qualcosa, qua scarichiamo, vedete? Se voi sapete qualcosa nel frattempo, ditemelo, perché sembra proprio che vada ad attaccarsi da qualche parte. Boh, torniamo là, ci vediamo là. Eccoci qua. Poi abbiamo questo tubo qua che praticamente è uguale all'altro, solo che si muove solo in maniera diciamo anteriore, non si può girare a destra a sinistra. Vedete, si può solo alzare e abbassare. E ha sempre la stessa funzione del tubo, vedete, che corre sotto il trattore e si attacca alla botte. Però la botte, ovviamente, se io l'attacco con questa botte qua che ha già al braccio, vedete, il tubo non si collega. Si collega solo alle botti che non ha il tubo di riempimento attaccato. Vedete la differenza fra queste due botti qua? Vedete, questa al braccio, questa non ha il braccio, e potete scegliere tranquillamente se averlo o non averlo, e quindi se volete riempire da davanti col tubo all'indietro, o se volete usare il braccio per riempire. A me piace più usare il braccio, sinceramente. Dopo sta a voi la scelta. Poi avete chiaramente per spruzzare, avete sia questo che è da 15 metri, però vi farò un tutorial per portarlo a 30, sia queste, che una è da 15 e una è da 30. Chiaramente quella da 30 va su quella da 3 assi e quella da 15 va su quella da 2 assi, credo. Non, quella da un asso dovrebbe essere con questo, chiaramente. Però a me non mi piacciono questi spruzzatori qua, quindi magari uso sempre quelli là. Nella versione prima usavo quello là portato a 30. Bene, poi usavo di solito questo, lo aumentavo un po' di capienza e mettevo il tubo qua e ricaricavo e poi tornavo a spandere, no? Chiaramente. Ho visto dalle foto che comunque ha dei tubi molto più dinamici, cioè ha dei tubi dinamici un po' tutto, però provateci voi e vedete se ha i tubi dinamici anche per esempio nell'andare a prendere qua avete chiaramente tre tipi di grandezze per portare col camion, che invece che con quello quadrato laggiù in fondo, che magari siete più veloci e avete più qualità di riempimento. Avete la due assi piccola, due assi un po' più media e la tre assi grande. Poi adesso dopo vi farò vedere quando si compra cosa è da schiacciare per avere tali cose. Allora, io direi di staccare questa. Vedete, questa potete anche girarla. L'altra che è attaccata a quell'altro trattore la potete solo alzare e abbassare. Ok, stacchiamo anche la botte. Porca miseria, se non è il 4x4
Non funziona sta cavolata di... Cioè, ti incastri veramente in maniera facile, stessa 4x4. Mercoledì. Scusate, ragazzi, ma è veramente ha tantissima roba, è grande, mi pare sui 200 mega la mod, quindi è abbastanza pesante, cioè ha tante cose. Allora, adesso andiamo a vedere la Zunhammer. La Zunhammer praticamente non ha nient'altro che tutte queste cose qua. Ecco, vedete, per esempio, la Zunhammer ha l'attacco, questo qua che si abbassa. Adesso proviamo a vedere con voi. Tac. Vediamo se azzecco il tasto. No. Ma aspettate che vedo. Ah, forse con... ok, con il mouse. Vedete, questo si abbassa così basso. Per riempire la Zunhammer, vedete che qui avete in questo qua uno più basso. E questo qua serve appunto per riempire la Zunhammer. Perché se no avete... allora, questo qua no. Quella più grande no. Quella media... Ah sì, ce l'ha qua. Basso. Invece queste due qua ce l'hanno dietro, quello basso. Qua avete anche il livello di riempimento trasparente che vedete quando sta per finire. Si sono fatte molto bene. L'unica che ha quella è il due assi medio o piccolo? Il due assi medio ce l'ha laterale, però ce l'hanno tutti quello basso per riempire la Zunhammer. Se no potete comunque riempirlo con questo qui. In teoria. Questo qui non ho ancora capito bene la funzionalità. Forse attaccando questo a una botte. Qua è rimasto il tubo intanto. Forse attaccando quello lì a una botte, non lo so, quello lì è un pezzo che veramente non arrivo a capire. Queste qua chiaramente sono tutti pezzi per la Zunhammer, c'è anche scritto Zunhammer dietro. E servono per appunto coltivare e inserire il liquame. Sono tutti e due uguali, solo che sono di diversa grandezza. Sembrerebbe. Questi qua sembrano anche addirittura proprio uguali uguali. Forse uno è per il digestato e uno non saprei. Vediamo se sono uguali uguali. Eh sì, quei due lì sono proprio uguali uguali. Quello lì è un po' più grandino, quello con i rulli. Vediamo se nel coso ci mette la differenza. Allora, Zunhammer Vibro e Zunhammer Vibro Guelle. No, questo Zunhammer Guelle Pack. Ah, questo. Allora, uno è per il Zunhammer TV, che è questo, che mi ero dimenticato di farvi vedere. Che praticamente va attaccato all'Holmer. Che adesso non so dove ce l'ho, ma ce l'avevo. A questo mezzo qua, che vedete al centro qui. Che adesso non mi ricordo dove ce l'ho, se ce l'ho. Veramente, veramente non so se ce l'ho. Quello lì. Comunque va attaccato all'Holmer, quello lì. Quindi ne avete uno per la Zunhammer, uno per l'Holmer che va attaccato sopra. Quindi credo che abbiate capito, insomma. Ok, quindi queste qui fanno parte della Zunhammer. Poi
Volevo farvi vedere come sono gli acquisti. Allora, gli acquisti, diciamo come sono gli adattamenti. Allora, si vedete, ne ho persino due. Quindi vedete, allora, quelle pack, anche questo. Terra Variant. Sì, sono due mod un po' mischiate. Io ne ho due mod un po' mischiate, quindi comunque sì, questo qua è quello veramente piccolo che avevo portato laggiù, che tiene 900 litri, vedete? E questo qua è un altro ancora, però quello piccolo qua, Docking Station, non ho ben capito. Forse lasciarlo vicino, sì, a un Wellpack e far finta che sia un po' più dinamica la cosa, ecco. Poi, come vengono acquistate queste qui? Allora, queste qui, per esempio, avete le pneumatici stretti e quelli standard. Poi avete su Saurgman, telescopasche e tutte e due insieme. Allora, facciamo una cosa, vendiamo tutte e tre e proviamo a prendere una per volta. Una diversa dall'altra, diciamo, così capiamo che cos'è. Allora, la prima la prendiamo con tutto, quella più grande. La seconda la prendiamo solo col Shaugran, lì, come si dice. E la più piccola la prendiamo sia con le gomme strette, che voglio vedere come sono fatte, sia con solo il telescopascheri. Ok, andiamo a vedere la differenza. Allora, le prime due hanno un tubo sia da questa parte che... No, il telescopante non capisco cosa sia, sinceramente, perché anche quella lì ha il tubo... Vabbè, comunque... telescopante, vediamo un attimino che differenza c'è fra tutte. Non capisco qual è la differenza tra il telescopansche veramente non capisco, ragazzi, qual è la differenza. Non, perdonatemi, ma allora, la prima va con tutto, la seconda era solo il Saugeng, no? Quindi questo qua è il Saugeng, il braccio che è quello più importante, diciamo, per caricare la roba dalla botte, è il Saugeng. E il telescopanske, non so cosa sia, perché questa l'ho presa solo con quello e non vedo cose strane. Boh. Forse... Vediamo se prendiamo questo. Magari si può collegare da qualche parte. Togliamo. Ma non penso, eh. No, infatti, non... Quello è un coso di uscita quando si attacca qualcosa. Vediamo cosa succede se l'attacco invece. Sì, chiaramente diventa sotto il tubo, si attacca e si stacca perché devo riempirlo da un coso, da un camion o da qualcosa. Vabbè. Se qualcuno scopre cos'è quel telescopio Punch lì, che ha quei nomi stranissimi,
me lo fa sapere nei commenti e sarò. E anche questo, la vera funzionalità di questo, la proprio la vera funzionalità di questo, che è praticamente questo qua è l'anteriore di quello quadrato, ma non capisco l'effetto che dovrebbe fare, perché sì, non lo capisco, se non che appoggiarlo vicino al lager dove avete il deposito, e lui fa da raccordo tipo con i vostri tubi, no? Così sembra che raccogliete da dove prende. Perché mi pare che io avevo visto le foto. Adesso lo prendo e lo porto giù là delle mucche un attimo. Perché mi pare di aver visto una foto che si collegava lì delle mucche. Lo porto giù e ci rivediamo fra un attimo. Eccoci qua, che siamo quasi arrivati. Io in una foto avevo visto che qua si collegava e la mappa era questa. Allora, proviamo ad aprire l'F1, vediamo se ci dà qualche. Se io faccio R, tipo si blocca. Place is for place here, operation mode. Non capisco. Solleva, cambia attrezzo, trailer sound, play serve for option. Ah, eccolo, 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 ecco. Vedete che si attacca? Quindi praticamente voi questo qua lo potete piazzare dove avete da estrarre dagli animali però bisogna stare attenti perché va dove cazzo vuole. Quindi il posto migliore forse è qua. Neanche. Si mette un po' a caso, diciamo, però se arriviamo a nascondere quello lì, girando ancora un po', per esempio. Ecco, boh, tipo così sembra che lo prenda da dentro, no? Dopo ve lo piazzate voi come volete. Abbiamo trovato anche cosa serve a quello lì. Perfetto. Così quando no, voi venite qua, caricate, avete portate un braccio che carica e potete caricare sia sì, in qualsiasi mezzo da trasporto, anche nella botte. Con la botte venite qua, allungate il braccio verso là e tirate fuori quello che c'è a disposizione degli animali. Bella, molto bella questa cosa qua. Nella versione prima non c'era. Appunto per quello ho voluto presentarvi questa ultima versione. Devo dire che anche le gomme fine sono delle belle gomme, non sono piatte proprio che stonano, cioè anche quelle che potete passare su tranquillamente sul coltivato e non ve lo toglie. Sono belline anche quelle, non sono brutte gomme. Sono più brutte quelle dei trattori che dovrete avere per passare sui raccolti. Niente, per questa puntata penso sia tutto. Queste qua vanno attaccate come quella che trovate nell'originale, solo che invece di essere già attaccate alla botte sono staccate. Questo qua chiaramente lo potete attaccare su tutti e tre i tipi di botti. Però ha un raggio di 15 metri. Io vi farò un tutorial per allargarlo a 30. Per quelli che anche a loro non piace questo metodo qua. Quindi
quello di aprire le cose lì che sono ingombranti, queste cose qua, che sono 30 metri, quando giri si incastrano in giro, quindi preferisco usare questo qua, il Moesca si chiama. Bene ragazzi, ho presentato tutto quello che dovevo presentare. Penso che sia stato abbastanza chiaro. Se avete qualcosa da chiedere, sono a vostra disposizione, scrivetelo nei commenti. Niente, spero vi sia piaciuto il video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao ragazzi!